Oggi faccio una cosa diversa da solito. Vi spiego vari tipi di sushi. Oggi non cucinerò, ma disegnerò. Prima di tutto vi spiego la differenza fra sashimi e sushi. Sashimi si scrive così e si tratta di pesci crudi, tagliata a fettine. Invece sushi si scrive così. Magari tanti di voi conoscete questo ideogramma. Sarebbe una combinazione di sushi meshi e pesci crudi principalmente. Sushi meshi vuol dire riso cotto, marinato con aceto di riso, zucchero e sale. Adesso ho notato che ho sbagliato scrivere combinazione, giusto? Combinazione scritto. Perché in Giappone V e B sono stessa cosa, allora a volte sbaglio. Vabbè, perdonate. E poi sushi meshi più pesci crudi, dicevo, principalmente, quasi maggior parte così. Però si può mettere anche frittata di uovo, e tonno alla scatola con maionese, perché magari se fate sushi dove ci sono magari bambini, magari piace questa cosa qua, oppure ospiti che non può mangiare pesci crudi, vegetariani, allora si può mettere tante verdure, avocado, cetrioli, insalata e così via, più a volte alghe nori. Vi faccio vedere una tabella per farvi capire quale tipo di sushi è più facile e poi altri sono sempre più difficili. Cominciamo da temaki sushi. Parola sushi, quando viene una parola avanti, viene chiamata sushi, quindi temaki sushi. E poi questo secondo si chiama chirashi sushi. Questi due sono molto facili. E se volete cominciare a fare sushi, vi consiglio di cominciare da questi due, poi un po' alla volta, poi io con tempo, comunque futuro, cerco di postare tutti i tipi di sushi. Terza classifica è Oshi Sushi. E poi abbiamo temari sushi, gunkanmaki, e poi dopo c'è un video che spiego ciascuno di loro che aspetto ha e come si tratta. E poi abbiamo maki sushi, conoscete di sicuro quelle cose rotolate, no? Alghe esterna. E poi maki sushi ci sono due tipi, una è hosomaki, più sottili, un altro è futomaki, è più grosso. Cosa più difficile è nigiri sushi, per il mio punto di vista. Una pallina di sushi meshi, riso condito, e sopra mettiamo sashimi e sembra facile da sentire spiegazione, però anche modo di fare preparare palline e modo di schiacciare, forza di schiacciare riso con sashimi sopra non è tanto facile. Penso che per tanti di voi sushi vuol dire nigiri sushi. E poi ogni tanto avete visto anche maki sushi, uramaki sarebbe rovesciato, no? Alghe invece di fuori, interna. Questi due sono molto, molto conosciuti a livello internazionale. Comincio a spiegarvi temaki sushi cosa vuol dire. E con disegno forse è meglio farvi capire, potete proprio immaginare cosa si tratta. Qua abbiamo una ciotola. Quella tradizionale usiamo più che ciotola, bacinella grande di legno, io ce l'ho, magari quando posterò la ricetta vedrete. Preparo sushi meshi, questo riso marinato per sushi.
Poi temaki sushi facciamo con gli amici, con la famiglia, una giornata un po' festosa, compleanno, quindi si prepara tanta quantità di riso e poi ci sono tantissime guarnizioni e ognuno che si può scegliere guarnizioni e abbinamento di ingredienti, è una cosa molto creativa, molto divertente e poi per chi cucina risparmia fatica, diciamo, è faticoso, è già faticoso nel senso che a me piace, non mi dispiace insomma, però invece di preparare maki sushi, nigiri sushi per numerose persone, questo qua è una specie di fai da te, quindi adesso vedrete perché fai da te. Allora, immancabile frittata di uovo, poi tonno, avocado, e orata o branzino, salmone, fare anche un po' di verdure, fogliolina di insalata, poi vicino insalata metto tonno in scatola con maionese. È bello quando, se pensiamo, abbinamento di colori, perché se rosso, giallo, arancione, che sono tutti colori caldi messi tutti vicini, e l'altra parte tutti colori un po' freddi, troppo contrastano. Invece un po' giallo di qua, rosso di qua e arancione di qua e poi anche verde distribuiamo, e così è un po' più bello da vedere. Poi naturalmente se è membro di ospiti familiari, se qualcuno ha allergia di qualche questi ingredienti, bisogna assolutamente separare. Ad esempio se c'è qualcuno vegetariano, bisogna fare piatto vegetariana, piatto pesce. Qua non c'è scritto, però non ho disegnato, però potrebbe essere anche roast beef, tagliata a fette per bambini, può darsi che magari anche una cosa divertente. Questi sono gamberoni lessati e sgusciati, aperti, e stendiamo qua. E un altro tocco di verde e mettiamo cetrioli tagliati sempre bastoni, così bastoncini lunghi. Al centro, che c'è vuoto, potrebbe essere messi due ciotoline, una possiamo mettere uova di pesce e in altra mettiamo cipollotti tagliati fini fini. Questo è soltanto un esempio, voi con vostra fantasia potete variare queste guarnizioni e anche base, chi mangia queste cose qua, chi mangia quello, non mangia quello, però è importante pensate bene i colori, perché se vediamo questo impatto di bei colori misti ci fa ancora più appetito. E poi immancabile alghe nori per questo temaki sushi. Questo semplicemente è qualche foglie di alghe nori tagliate in quarto. Gli ingredienti sono tutti pronti, quindi basta preparare temaki sushi. Ognuno di noi, ognuno di noi, anche ospiti, e quindi adesso cuoca, cuoco e si riposa, si mangia con gli altri. Allora stendete alghe nori. Io sto disegnando prima in guarnizioni, ma stendete prima riso. E poi sopra queste guarnizioni, io qua ho messo cetrioli, tonno e avocado. Poi potrebbe essere insalata,
tonno in scatola con maionese. Da provare tanti diversi gusti, quindi vi consiglio di stendere riso non tantissima quantità, perché se mangiate primo pezzo, secondo pezzo, terzo, già magari vi riempie la pancia. Invece magari se mettete poco riso potete mangiare diversi abbinamenti. Rotoliamo solo parte metà come disegno. Rotoliamo anche da un'altra metà, così pronto per mangiare. Mettendo nella salsa di soia quel pezzettino verde sul piatto e wasabi. Ora andiamo a chirashi sushi. Ho dimenticato di dirvi temaki sushi cosa vuol dire. Temaki sushi è rotolare con le mani. E come avete visto, e chirashi sushi invece, chirashi viene da una parola chiru o chirasu, sarebbe fare cadere oppure spargere, spargere delle cose. Anche questo chirashi sushi potete variare ingredienti base vostra esigenza, vostro gusto, piacimento, allergia. E ospiti cosa mangia, cosa non può mangiare. Si può preparare anche con stessi ingredienti di temaki sushi, ma vi faccio vedere guarnizioni più tradizionali livello casalinga. Infatti chirashi sushi e temaki sushi sono tipi di sushi più casalinghi. Io a casa temaki sushi, chirashi sushi, forse ogni tanto mia madre faceva, neanche faceva, però tante case si fanno queste due cose. Invece altri tipi di sushi, soprattutto nigiri sushi, mangiamo quasi solo al ristorante, perché richiede una manualità e meglio farlo rifare ai cuochi di sushi che hanno tanti anni di esperienza. E poi questi ultimi 40 anni che sushi sono così popolari, popolari senso riusciamo a mangiare anche con un prezzo bassetto. Vi racconto una storia come è nato sushi. È nato 1700 a Edo, nome vecchio del Tokyo. Prima nella scatola stesa riso sotto e sopra guarnizioni, a volte solo verdure e funghi shiitake e a volte pesce, verdure e funghi. È simile oshi sushi da vedere. Nigiri sushi nasce 1800 sempre a Edo, Tokyo di adesso. Quella epoca vendevano sulla strada in bancarella e era come comprare un panino per edonesi, sarebbe tokyonesi. Vicino a questa bancarella di sushi c'erano anche bancarella di soba, c'era bancarella di tempura. In quel periodo Edo era 60 km quadrati e abitanti c'erano 1 milione. C'erano tanti uomini single che acquistavano questi cibi di strada, era fast food. Aggiungo che Tokyo, dopo con tantissimi anni, si è allargata sempre di più, adesso 10 volte di più di quella volta lì, e poi abitanti sono 14 milioni. Edo era come Venezia una volta, c'erano tantissimi canali e si muovevano spesso con le barche, c'erano tanta acqua dappertutto, e adesso purtroppo hanno tappato maggior parte, però bellissimo un po' viaggiare nel quella epoca, no? Se Doraemon mi potesse prestare Dokodemo Doa, quella porta che mi porta dove voglio, mi piacerebbe andare a vedere questo Edo di quell'epoca lì. Mio nonno paterno era cuoco di sushi e aveva ristorantino a Tokyo. Io non ho mai conosciuto purtroppo, perché lui è mancato quando mio padre aveva 8 anni
lui aveva questo ristorantino, però con la guerra ha dovuto chiudere, mancava riso e anche dopo che è finito guerra, di seconda guerra mondiale, non c'era riso. Quindi ho dovuto fare un altro lavoro e poi con questo altro lavoro ha avuto incidente e si è mancato. E mi sarebbe tanto piaciuto conoscerlo, Sojiro, magari qua accanto che mi sta aiutando a creare questo video, mi piacerebbe, chissà. Il Giappone un po' alla volta hanno ripreso cultura di sushi, ma fino agli anni 80 sushi sono diventati un cibo molto costoso, quindi solo determinate persone che potevano permettersi di mangiare erano molto costosi. Questi ultimi 40 anni sono ritornati fra popoli. Grazie agli anni 80 nasce Kaiten Sushi, franchise, takeaway, esiste tuttora, ristoranti lavorati bene, fatta bene, ingredienti pregiati, costosi, però ci sono anche questa opzione che possiamo andare a mangiare sushi senza pagare così tanti soldi. Con tutte queste mie chiacchiere, mi sa che questo video devo dividere in due. E finisco con Chirashi Sushi e poi il resto farò un altro video. Chirashi Sushi, quello tradizionale, spesso riso cotto marinato, dentro già mescoliamo delle guarnizioni che cucinerò in umido di fungicida che secchi e carote. E poi sopra spargere sempre questi fungicida che cucinati, saporiti, e poi questo verde che di solito si mette saya ingen, un tipo di fagiolini, ma qua non si trova, quindi metterò fagiolini lessati bel verde. E poi si vede arancione di carote e poi gamberi lessati e quello rosso, possibilmente uovo di pesce anche per dare tocco di colore, altrimenti bacche di goji che sarebbe anche interessante come guarnizioni. Sono abbastanza saporiti, ma magari aggiungiamo ciascuno un po' di salsa di soia quando si mangia. Si può mettere anche julienne di alghe nori. Se mangiate chirashi sushi al ristorante, molto probabilmente vedrete riso marinato sopra sashimi e pesci crudi messi. Come poke, che quello piatto origine hawaiano che adesso si usa tanto, poke è come chirashi sushi, solo che poke si può variare anche parte basso. Invece chirashi sushi parte basso è sempre sushi meshi, riso marinato, e poi sopra guarnizione si può variare. Ora termina questo video, prima parte del tipi di sushi. E seconda parte posterò subitissimo. Se vi è piaciuta, se siete interessati a questo video, mettete un like. Invece, se avete annoiato che ho chiacchierato troppo, mettete comunque un like. Iscrivetevi al mio canale, mi farebbe tanto piacere. Se schiacciate l'icona della campanella, riceverete l'avviso della mia nuova ricetta. Condividetelo con qualcuno che possa essere interessato a questo video. Allora, a prestissimo, ciao a tutti!